Cari amiche e cari amici, buon pomeriggio. Oggi è Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia, e noi siamo entrati ufficialmente nel clima natalizio con questo meraviglioso albero di Natale. Per l'occasione avremo collegato un'intera famiglia pugliese che commenterà in diretta tutto quello che accadrà oggi in studio, e poi con il nostro direttore preferito Roberta Damiata vi racconteremo una storia molto particolare. Tante le sorprese oggi il nostro Stefano ci delizierà come sempre. Speriamo. Con la sua musica. Buon pomeriggio, Stefano. Buon pomeriggio. Mary. Ciao, ragazzi. Oggi verde speranza. Come state? La speranza mai si perde. Stelline, come state, stelline? Beh, ma questo stelline adesso. Adesso troveremo un nomignolo le anche per te. Stelline di Natale. Beh, meno male, va. Questo pasticcino. Oh, pensavo pasticciotto, visto che eravamo Mamma in Puglia. Mamma mia, ragazzi, sono la glicemia a palla. Cerchiamo di abbassare un po'. Allora, visto che voi due siete i miei pasticcini. Sì, ecco, siamo precipitati per stare a tema, capito? Ecco. Per parlare di cucina, perché oggi è tornato a trovarci Ottavio Surico. Con altre due ricette buonissime, eccolo lì. Tra l'altro, la prima è ispirata proprio a Santa Lucia. Ciao, bene, Ottavio. Buon pomeriggio, bentrovati. Quali saranno? La prima ricetta, occhi di Santa Lucia con cacio, pepe, ricci di mare con una zesta di limone. La seconda sarà un calamaro ripieno di cime di rape con un guazzetto di vongole. Che buono, un primo e un secondo. Non ci facciamo mancare niente, perché i dolci siamo noi, cioè, quindi esatto, possiamo. E tu, Stefano, oggi? Oggi è Santa Lucia, tutte le feste le porta via. Ah no, quella era l'Epifania, scusa. Ma dai, ma come, proprio oggi che abbiamo il nostro adesso albero sì di Natale? No, infatti mi sono confuso, ho avuto un piccolo lapis freudiano. Siamo a buon pomeriggio. Esatto, e quindi sì, come tutti i giorni a buon pomeriggio facciamo le dediche. Questo è il mio invito quotidiano a contattarci per inviare le vostre dediche. E come farlo? Facile, al nostro numero di telefono 349-687-6326, lo sapevo a memoria. Esatto. E poi attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica, che è redazione.buonpomeriggio@norba.it. Hashtag buonpomeriggio Telenorba, ecco, su tutti i nostri social, Facebook, sono Twitter, Instagram, e chi più ne ha più ne metta. E allora, come vi dicevo, abbiamo tante sorprese oggi, e la prima è proprio in salotto. Vado subito a salutare con tanto piacere la nostra Rita dalla Chiesa. Rita, grazie, ciao, bentornata. Buon pomeriggio a tutti. Sono molto felice che tu sia qui con grazie noi, e do il benvenuto anche agli sposi di oggi, che sono Anna e Roberto. Questo, Rita, come tu conosci ormai perfettamente, sì, perché sei venuta tante volte, lo spazio di Ieri Sposi, ma invece io in questo momento, prima di intervistare la nostra coppia, voglio parlare con te di Oggi Sposi. Oggi Sposi, voi avete sempre fatto Ieri Sposi, e noi invece cominceremo fra poco una nuova trasmissione che si chiama Oggi Sposi, cioè noi parleremo praticamente di tutto quello che può accompagnare due giovani ragazzi che si vogliono sposare verso il matrimonio, attraverso la scelta dell'abito, attraverso la location, attraverso i confetti, il catering, tutto quello che ogni volta che due ragazzi si vogliono sposare devono affrontare con i propri genitori, o anche da soli molte volte lo fanno, e poi per arrivare anche al viaggio di nozze. Certo. Quindi noi andremo in chiesa con loro. Chi mi vuole invitare al matrimonio? Voi dovete invitarmi al vostro matrimonio, io sto con voi e sceglieremo insieme tutto quello che vi porterà fino all'altare e anche oltre, verso il viaggio di nozze. Beh, sarà una cosa sicuramente bellissima, poi racconterete anche tutti i sentimenti, no? Sì, i sentimenti, esatto, che ci sono quando due persone si sposano. Allora, chiaramente tu, Rita, oggi rimarrai con noi tutto il giorno con grande piacere. Andiamo invece a raccontare la storia di questa bella coppia. La storia io sorridevo perché sentivo giovani ragazzi che diventano sposi, non è il nostro caso. Anche, dai. Ma noi parleremo oggi sposi, esatto, anche di persone che comunque si vogliono sposare. Quindi che siano giovani, noi che siamo siano recidivi, adulti, esatto, o recidivi, come dice lei. Sì. Oppure, come dice qualcuno, diversamente giovani. Oppure diversamente giovani. Comunque, sempre, quando si è innamorati si è sempre giovani.
secondo me. Sì, è vero, è vero? È un fuoco sacro, ecco. Sì, è vero. Tiene... E comunque la storia degli sposi di oggi è la testimonianza che non è mai troppo tardi per innamorarsi ancora. No. E di come la volontà divina e quella del destino siano così potenti da portarci gioie improvvise. E all'improvviso, come direbbe Jules Verne, alcune strade portano più a un destino che a una destinazione. Ma conosciamoli meglio, questi sposi di oggi, attraverso queste immagini. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops, that's where you'll find me, somewhere. Immagini molto belle, ma adesso cominciamo a raccontare proprio di dove siete, quanti anni avete. Allora inizia pure tu, Roberto, da dove vieni? Io sono di Taranto e ho 58 anni, 59, non rubare, e niente, praticamente mi è stato dato questo dono, perché non era proprio in programma che io mi risposassi, quindi lei è arrivata come un fulmine a ciel sereno, non era assolutamente programmato né previsto. Certo, a volte l'amore non ti avverte. Invece tu da dove vieni, Anna? Io vengo da Ucraina. Non sei italiana? No, ecco. Sono ucraina, sono venuta qui come tanti noi, siamo venuti per lavorare. E hai trovato anche l'amore. Ho trovato anche l'amore. Quindi cosa fate nella vita, Roberto? Tu cosa fai? Lo dico sottovoce di questi tempi, sono pensionato. Pensionato, beh. Sì. Però, e tu invece, Anna? Io sto continuando lavorando, io assistenza di anziani. Assistenza di anziani, che Rita, è un lavoro nobilissimo. Pesantissimo. Pesantissimo e nobilissimo. Allora, voi vi siete sposati soltanto 2 mesi fa, quindi sì. Io e Rita approfittiamo anche per farvi gli auguri. Come sono stati questi primi 2 mesi da sposati? Prego. È normale, perché noi già quasi insieme 8 anni, perciò siamo rodati. Ancora c'è tanto da lavorare con lui, perché non abituato a vivere in coppia, però, Rita, devi sapere che Anna e Roberto non sono sfuggiti al destino, perché come dicevo prima al destino non si può sfuggire, ma loro hanno entrambi un matrimonio precedente alle spalle, con 2 figli tra l'altro, vero? Due ciascuno. Ecco, ma raccontatemi, Anna, tu avevi già questi 2 figli? Sì, io tengo 2 figli meravigliosi, io sono nonna. Sei già nonna? Sì. Una nonna giovane? Nipotino 14 anni, nipotina 3 anni e altro da poco deve arrivare. A dicembre? A dicembre. Nasce la terza nipotina. Nipotina. Anche tu ti senti nonno? Sì. Dei figli? Sì, più visto che i miei figli non ne vogliono sapere, da buoni italiani sono andata a prendermi i nipoti in Ucraina. Sì. Bravo. E lo vogliono bene assai. Perché lui è una persona meravigliosa, sincera, si fa volere bene, e perciò i miei nipoti si sono affezionati. Roberto, tu da quanto tempo eri single? Dunque, quando ho conosciuto lei ero single già da 4 anni. Perché noi vogliamo specificare un matrimonio alle spalle, ma erano entrambi già separati, quindi liberi. Sì, 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 sì. Ma ero come una barca senza timone. Il timone poi è arrivata Anna. È arrivata lei. E il destino ha deciso. E ha messo la barra dritta.
destino ha deciso di darvi una seconda possibilità. Dove vi siete in cui io lo so, però è molto dove ci siamo molto conosciuti. Simpatica questa cosa. Dove vi siete incontrati la prima volta? Nell'ascensore. Nell'ascensore. Ecco. Nell'ascensore, raccontaci, perché Anna, sì, praticamente lei faceva l'assistenza ad una nobildonna calabrese che abitava a quinto piano, mentre la mia famiglia abitava al nono. Quindi è successo che abbiamo preso l'ascensore insieme e la cosa che mi ha colpito è che lei era radiosa. Vedi? Era sorridente, ma di un sorridente radioso. Era l'unica persona che sorrideva. L'unica persona che sorrideva nell'ascensore. Normalmente nell'ascensore noi siamo tutti quanti tirati, siamo un po'. Invece lei era così, era solare, insomma, poi è sempre la stessa. Quindi mi ha colpito. Però quello è rimasto solamente un contatto, poi sono passati mesi prima che ci... Sono passati mesi, nel frattempo però Rita Anna si è informata dalla signora dove lavorava nel palazzo chi fosse questo signore. E questa signora dove lei prestava servizio, che cosa ti ha detto Anna? Prendilo! Non te lo lasciare sfuggire! Ha detto prendilo! Sì! Così mi ha detto, prendilo perché è un bravo ragazzo, onesto. Ho fatto, lei ha detto, ho visto come lui è cresciuto, tutta famiglia da bene. E così, però ha detto, sono passati quasi 8 mesi. Però ecco, tu poi non l'hai più visto, no, perché non vi siete più incontrati in quell'ascensore, né sulle scale, né nell'androne, niente. Sì, sì, sì. Dopo qualche mese, l'incontro, che cosa è successo, Anna? Dove vi siete rincontrati? Sul lungomare. Sul lungomare di Taranto, che è galeotto per parecchia gente. Il lungomare di Taranto è lunghissimo, ma poi è straordinario, è bello, semplice ma bello. È una baia meravigliosa. Non avevi organizzato niente per rincontrarla, è stato tutto casuale, quando diciamo il destino. Tutto casuale, sì. Evidentemente loro dovevano... Però la seconda volta non ci siamo più staccati. Mi ha preso per la mano, ha detto, dove sei sparita? Così è successo. Io sono divorziato. Ah sì, la seconda... Subito l'hai detto. Sì, non so perché, proprio un perfetto imbranato. La seconda cosa che gli ho detto, sono divorziato. Non so perché, ma... Non voleva far pensare male a lei. Certo. Sì, non volevo dare l'impressione di essere il solito pappagallo. Che ci sono. Insomma. E tu, Anna, cosa hai risposto? Anche io? Addio. Sì, sì, è lì poi, chiaramente... Io facevo passeggiate con la mia figlia, perché sta a Taranto la mia figlia. Detto... Mi lasci per 10 minuti parlare con questo signore? E ho detto, vabbè, però ti controllo. E così noi abbiamo passeggiato avanti e loro è stato indietro. E la figlia da lontano ci guardava, poi ogni tanto faceva la telefonata. Tutto bene, mamma? Tutto bene? Vedi, Rita, una volta erano i genitori che controllavano i figli, adesso, quando si cresce. Sì, esatto, bella sta cosa, sì. Sì. Sono i figli che controllano i genitori. Io so, Roberto, che ti batteva forte il cuore perché eri molto emozionato e un po' impacciato anche. Molto, vero? Moltissimo. Sì, sì, proprio impacciatissimo. Sì, sì, però insomma abbiamo lasciato che le cose venissero naturalmente, proprio senza alcuna forzatura. Ci siamo proprio lasciati andare, ci siamo abbandonati a quello che veniva, naturalmente, a quello che sentivamo. Cosa vi siete raccontati? Prima cosa lui mi ha detto quando abbiamo cominciato il nostro... Anna, guarda che io non ho attenzione. Sposarci, secondo me. Ah sì, questa è una cosa che... anche io. Di cui poi mi sono un po' pentito, però le dissi subito, non ho intenzione di sposarmi. Sì, io ho detto, anche io. Sì. Adesso io avevo bisogno di affetto, lui aveva bisogno di affetto, ed godiamo questo giorno per giorno, e dopo Dio vede e provvede. Certo, ma talmente era grande questa attrazione, grande. Rita, che quel giorno stesso è scattato, me l'hanno detto, me l'hanno raccontato, detto. Sì. Il primo bacio. Sì, 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 cioè, sì. La seconda volta che si vedono sul lungomare di Taranto si sono baciati. Sì, ma ripeto, è il lungomare che credo che
abbia dato una bella botta alla situazione. E io dico la verità che questi mesi ogni tanto io, ho pensato, ho detto, dove è finito questo uomo? Perché non, sono andata via, non ha lasciato nessun indirizzo, non ha... Vabbè, ho detto, quando deve succedere, succede. Ed è successo. È successo. E devo dire una cosa molto romantica, Rita, che a noi donne piace molto. Poi com'è andata avanti questa storia poi? E abbiamo pensato di vivercela senza condividerla subito con i nostri figli. Anche perché poi vi potevate vedere soltanto il giovedì e la domenica, sì, vero? Perché sì, esatto, Anna... erano i suoi giorni liberi. Ecco. Sì, quindi c'era proprio l'attesa, c'era proprio il desiderio moltiplicato, c'era... sì. Allora, io poi so che siete entrambi molto credenti, quindi tu hai voluto fare, Roberto, un gesto che rafforzasse ancora di più il vostro legame. Lo vuoi raccontare? Sì, sì, sì. Io ho pensato di fare cosa gradita ad Anna e l'ho portata a Bari, alla cattedrale di San Nicola, perché nella cripta sono conservate le reliquie, certo, del santo. E chiaramente il rito è quello ortodosso, no? Il santo era di Mira, è veneratissimo nel rito ortodosso ucraino, e siamo andati a Bari, nella cattedrale, siamo scesi giù e io, un po' con leggerezza, lo ammetto, con leggerezza, ho fermato un prelato ortodosso che io pensavo fosse un pope, come un sacerdote normale nostro, no? E gli ho detto così, direttamente, gli ho detto: ci benedice, padre, ci dà la benedizione. Così, senza pensarci. E lui ci ha guardato, ci ha presi in disparte, si è messo di fronte e ha dato benedizione. E noi l'abbiamo ringraziato e siamo andati via. Poi lei subito, di gomito: ma cosa hai fatto? Quello non è uno qualsiasi, quello è un vladeca. Cioè, qualcosa tipo il nostro cardinale, il nostro... Ho detto, vabbè, ma non ho detto niente di male, in fin dei conti ho chiesto soltanto che ci benedisse, niente di che benedisse la nostra unione. E è rimasta così sta storia, e insomma, ci ridiamo sopra a distanza molto di tempo. No, una cosa bellissima. Avete deciso poi di andare a convivere, poi dopo 9 anni di fidanzamento avete anche deciso di convolare a nozze. Sì. Come l'hai chiesto di sposarti? Te l'ho chiesto? Lui veramente mi ha chiesto 3 volte. È sempre qualcosa... C'era sempre qualche intoppo, qualche difficoltà. La prima volta ha chiesto di fronte dei miei figli e siamo stati in Ucraina. La seconda volta abbiamo fatto come foto sessi, siamo andati a Leopoli, la nostra città, una bellissima. E abbiamo vestiti tradizionali e lui, come con scherzo, però ha detto: ti chiedo la mano. E tu a quel punto hai accettato. C'è anche fotografia, ecco. Dove sta lui? No, qui. E questa qui? No, questa già siamo sposati. No. Qui già siete sposati. Però sì, a Leopoli, che è la città ucraina più europea, quella più turistica, abbiamo fatto questo servizio fotografico. Bellissimo. E c'erano anche dei costumi, abbiamo messo dei costumi tradizionali ucraini. E abbiamo fatto queste foto, saranno state un centinaio di fotografie, e io ne ho approfittato, stavamo lì, era un bel momento, stavamo in vacanza, e ho detto, a questo punto... E vi siete sposati. E allora è arrivato il momento anche di dedicarvi una canzone. Chissà il nostro maestro Stefano Palatresi che cosa ha pensato di dedicarvi. Onoratissimo io, siete molto simpatici e ci piacete moltissimo. Ma io so che siete praticamente dei appassionati ballerini. Una parola grossa, appassionati ballerini, cioè, no? Non vuol dire ballerini professionisti, ma no. Gente che si diverte a ballare. Sì. Allora, ma perché non facciamo una cosa diversa oggi? Non facciamo un balletto, facciamo un po' di liscio, portiamo un po' di liscio a buon pomeriggio. Liscio? Ci proviamo. Facciamo la canzone proprio manifesto del liscio, che è Romagna mia. Vado, Lontan da te non si può stare. Guarda come balla.
sento la nostalgia di un passato, come la mamma mia ho lasciato. Non ti potrò scordar, casetta mia, in questa notte stellata, la mia serenata, io canto per te. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare alla mia bella, al casolare. Grazie maestro. Evviva, guarda Stefano, hai fatto ballare questa bellissima coppia, ma addirittura anche Mary ballava con lo chef in cucina, scatenata, meravigliosa. Un italiano che va in Ucraina, il minimo sindacale, deve saper cantare e ballare. Per forza. Se puoi sa cucinare, ancora meglio. Beh, adesso Rita, sono tutti tuoi per la prova del 9. Per la prova del 9. Vediamo un pochino questi signori quanto sono compatibili, lo sono sicuramente, però vediamo un pochino. Allora, queste sono per Roberto. Avete entrambi appunto la passione del ballo. Chi è più bravo tra i due? Questa è difficile. No, entrambi. La signora ha detto un'altra cosa, cioè la signora dice che è lei più brava perché lo guida sempre. E questa è una. Poi non cambia niente. Per Anna, qual è la pietanza italiana che ti riesce meglio? La parmigiana. La parmigiana di melanzane, sì. Buona. Chef, scusa, ma. Roberto, tu ti trasferiresti in Ucraina per amore di tua moglie? Sì. Sì. Quelli, hanno detto la stessa cosa, lei ha detto sì, lo farebbe. Qual è il gesto più romantico che lei ha avuto nei tuoi confronti, Roberto? Oh bella, mettermi la nipotina in braccio. La nipotina in braccio, invece questo è un gesto stupendo. Però tua moglie ha detto che ha organizzato una sorpresa per il tuo compleanno quando eravate in crociera. Sì, è vero, anche è vero, quella senza di niente, sì. Una sorpresa bellissima. Sì, 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 fece preparare una bella torta, poi in crociera già uno è ben disposto. Se poi riesce a festeggiare anche il compleanno è il massimo, il top. Cosa ti ha fatto innamorare di tuo marito? Sincerità. Perché lui è molto sincero. E non sa essere falso. Che adesso è molto difficile trovare. Resto. Lui dice la sua esuberanza. Anche. 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 Però più che altro che sincero con me. Non è facile trovare delle persone sincere. Assolutamente no. Comunque hanno superato la prova. Dici che hanno superato, possiamo promuovere. Tu non hai visto quando si è visto il filmato del matrimonio. Lui era molto più commosso di lei. Sì, io lo guardavo, vero, era molto più Rita, commosso. Roberto. Non era proprio a calendario, insomma, no. Sposarsi di nuovo, ecco, proprio. Tra l'altro poi farete una cerimonia anche in Ucraina, no? Volete sì, fare? Vorremmo farla anche con gli amici e i parenti che abbiamo in Ucraina, sì. Quindi vorremmo io farlo anche ufficialmente lì. Vi rinvito a buon pomeriggio quando avrete anche fatto la cerimonia in Ucraina. Con piacere, intanto grazie. Vi salutiamo, Rita, Anna e Roberto. Facendo mille auguri. Grazie a voi. Con le nostre tradizioni. Sì, con le vostre tradizioni. Grazie sì. di essere stati grazie qui con voi. Noi, buon pomeriggio. Grazie, grazie. Allora Rita, è arrivato il momento di collegarci, sì. Perché noi il mercoledì ci colleghiamo con una famiglia pugliese che ci piace tanto. La nostra Rossella Petragallo è andata a trovare appunto una famiglia a Torre Maggiore che ha aperto le porte di casa sua. Buon pomeriggio, loro saranno con noi durante il corso della trasmissione, interverranno tutte le volte che vorranno. Allora Rossella, presentaci la tua splendida famiglia, perché anch'io voglio presentare a questa famiglia Rita Dalla Chiesa. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
pomeriggio Stefania, buon pomeriggio Rita e bentrovati tutti. Noi siamo qui a Torre Maggiore in provincia di Foggia, in questa splendida casa, Casa Piombo. Una famiglia, come vedete, numerosissima, e non sono neanche tutti. Pensate che mancano ancora tanti figli. Allora, qui con noi abbiamo il padrone di casa, dai, diciamo così, Nicola e sua moglie Anna Rita. Come vedete sono molto giovani. Loro erano un po' emozionati in questa prima parte di puntata, perché ricorderete sicuramente la vostra esperienza in puntata, avete raccontato il vostro matrimonio. Allora, come ricordate quell'esperienza? Una bella esperienza, e io penso di rifarla e di ritornarci al prossimo matrimonio, no? Sì. Anna Rita. Beh, rifarla no, dai, magari al 25° anniversario. Bravo. Ecco. Allora, Anna Rita, tu però eri un po' in disappunto su una cosina, volevi puntualizzarla, diciamocelo. Sì, Stefania, io ti volevo dire che non ci hai fatto ballare quella volta, quindi quando ritorniamo, cioè fra 18 anni, vorremmo ballare. Va bene, promesso, se ci sarò, promesso. Benissimo. Altrimenti venite un'altra volta a ballare. Benissimo, soltanto, potete venire anche solo per ballare. Vi va? Anche. Okay, perfetto. Ecco. Accetta il tuo invito, Stefania. E poi qui con noi c'è anche la mamma di Nicola, che è la signora Anna, e gli altri suoi figli. C'è l'altro fratello di Nicola, la sorella di Anna Rita, e poi la figlia piccolina della signora Anna, lei la più piccola, guardate quanto è bella, però è piccolina, solo 16 anni, signora, complimenti, una famiglia numerosa, molto, molto variegata. Ci sono anche i bimbi, la zia Antonella e i figli di Nicola e Anna Rita. Natalino, questo è proprio il tuo periodo, Natalino? È proprio il periodo di Natalino. E Francesco. Questi siamo noi e siamo qui per assistere a questa puntata di Buon Pomeriggio. Siamo pronti e carichi. Allora, beh, siete una famiglia. Hai visto chi c'è in puntata? Bellissima. Sì, ho visto. Siete una famiglia bellissima. Io qui con me ho Rita Dalla Chiesa. Non so, Rita, vuoi. Beh, una famiglia bella, con i bambini seduti sui braccioli del divano, e fa tanto intimità. Fa tanto famiglia proprio, davvero. Bello conoscervi. Allora, voi potrete intervenire quando vorrete, perché chiaramente voi seguite di solito Buon Pomeriggio, sì? Certo. Seguiamo sempre Buon Pomeriggio, siamo fedeli, Stefania. Ecco. Siamo fedeli. Bravi. Poi allora, abbiamo una sorpresa, Stefania. Continuate a seguirci. Aspetta, perché ecco, tra io volevo soltanto dire. Sì. Sì, che c'è un'altra bellissima coppia di sposi che ci ha già detto che vuole venire in puntata a raccontare la loro storia, insomma, quindi qui siamo tutti fedelissimi di Buon Pomeriggio. Vi aspettiamo allora, vi aspettiamo, ci sentiamo più tardi. Sì. A dopo. Da me, Roberta. Baci, baci, baci. Naturalmente anche da parte di Ottavio Surico, che torna nella cucina di Buon Pomeriggio. Noi ciao, siamo Ottavio. Contenti. Roby, come stai tu? Albero di Natale. Io e te oggi da albero di Natale siamo vestiti. In onore del nostro meraviglioso albero. Tutte del gigantesco. Sbrilluccicanti, anche perché, come abbiamo detto all'inizio, oggi è Santa Lucia, quindi diciamo che avviamo il nostro corso ufficiale al periodo del Natale, quindi a tutte le feste. Anche le nostre ricette, infatti, oggi saranno ispirate al Natale. La prima in modo particolare, appunto, a Santa Lucia, vero Ottavio? Sì, sicuramente. Cosa preferiamo? Allora, facciamo una pasta, un primo piatto, e ho preso ispirazione appunto dal dolce tipico di Santa Lucia che si realizza nella giornata di oggi, che sarebbero i taralli con la glassa di zucchero. Quindi di lì mi sono ispirato. Quella glassa, come si chiama? Molfetta, o comunque in Puglia, schlepp. Ah, la schlepp. È una glassa fatta appunto di zucchero, bianca. Acqua e zucchero. Sì. Facile, però non ci vuole semplice. Proprio niente a prepararla. Anche questi gnocchi sono semplici da realizzare? Molto semplici, in effetti mi sono ispirato perché ho realizzato la forma di un tarallo con un impasto di gnocchi e poi l'abbiamo glassato con una fonduta di caciocavallo, pepe, ricci di mare e olio. Io ho la salivazione ormai che non riesco sapido. Più. Come si dice a Roma, se?
Se magna? Ah, se questo magna, me l'avete insegnato voi. Tu hai imparato schlep, io e poi io sono il mio posto, come dire, preferito dello studio, certo. Allora, come ogni giorno ci segniamo tutti gli ingredienti e le dosi che ci occorrono e poi prepariamo insieme gli gnocchi. Oggi è proprio il caso di dire, sono gnocchi fatti in casa. E sono appunto gli occhi di Santa Lucia con cacio, pepe e ricci di mare. Per realizzare gli gnocchi, 150 g di patate lesse, occorrono anche 150 g di farina 00, un tuorlo e 10 g di sale fino. Per la fonduta, 100 g di caciocavallo grattugiato, 150 g di panna fresca e del sale. Poi per il condimento dovete procurarvi 60 g di polpa di ricci di mare, dell'olio al prezzemolo e un limone. Benissimo. Allora, quindi questi occhi di Santa Lucia sono praticamente i nostri gnocchi, una rivisitazione in versione salata. E, la ricordiamo la leggenda di Santa Lucia? Beh, la leggenda è Santa Lucia è protettrice della vista, degli occhi, e pertanto, diciamo, ecco, viene dato, c'è il connubio tra il nome associato, associato alla luce. Alla luce. Lucia, sì, luce. Lucia, esatto, perché poi dono i suoi occhi. E tu sei la luce dei nostri occhi, Ottavio. Grazie, e anche delle grazie. Nostre papille gustative. Mi emoziono. Le nostre papille gustative. Grazie, allora, grazie da dove iniziamo? Allora, iniziamo, nel frattempo ho avviato le patate, le ho messe in acqua calda, quindi da freddo, ho portato ad ebollizione e faccio cuocere pian piano. Un consiglio per realizzare gli gnocchi nella maniera più, diciamo, corretta, è usare le patate un po' più grandi, molto farinose, che devono contenere meno amido possibile. In questo caso la patata che consiglio è una patata di Avezzano abruzzese, che è proprio ideale per fare gli realizzare gli gnocchi. Allora, dopo che mettiamo le patate a bollire, il risultato è questo, ovviamente. Sì, il risultato è la patata, sì, poi strizzata. Come quando facciamo il purè, ecco, la consistenza è praticamente la stessa. La patata tutto schiacciato, già fatto. Poi? Successivamente abbiamo la fonduta di caciocavallo, quindi panna. Mamma mia. Come si fa quella fonduta di caciocavallo? Perché secondo me può essere un ottimo condimento anche per condire una pasta, una bella pasta. Si fa prima magari la fonduta e poi si scola la pasta e si salta. Io direi integrale, perché già la fonduta di caciocavallo è bella importante. Allora, aggiungi del parmigiano? Panna e caciocavallo grattugiato. Ah, panna e caciocavallo. Quindi deve essere bello stagionato il caciocavallo, non il caciocavallo fresco. Non deve essere molto invadente, perché abbiamo, ecco, il contrasto del riccio di mare. Quindi dobbiamo scegliere un caciocavallo possibilmente un semistagionato, non eccessivamente stagionato. Magari quando rimane un po' il caciocavallo a casa che si compra e non si mangia fresco, si può utilizzare anche per fare questo. Con un po' di panna facciamo la fonduta, sì. Ma si sposa bene la fonduta di caciocavallo con il sapore dei ricci di mare? È un'emozione, secondo me. È un'emozione? Perché sì, il gusto del salmastro, che sarebbe del riccio di mare, ecco, ha bisogno di un abbinamento per essere al massimo dell'esplosione, come gusto del lattiginoso, in questo caso il caciocavallo. Io non oso immaginare questa esplosione in che cosa consiste, poi dopo naturalmente ci toccherà assaggiare. Purtroppo sarà un sacrificio, noi siamo qui per questo, però oggi mi sacrificherò. No, soprattutto vi faremo capire che sapore ha questo binomio insolito, forte, però, come dice Ottavio, ben riuscito. Ecco. Allora andiamo avanti, che cosa facciamo adesso? Continuiamo la cottura della fonduta. Che non deve bollire, vero? A fuoco lento, pian piano, non molto. Poi ovviamente dopo alcuni minuti la mettiamo da parte e la facciamo riposare. Okay. Qui ho avviato un fumetto di pesce. Ah, e quello dove, cosa serve? Allora, questo serve per cucinare gli gnocchi. Non voglio cucinarli in una classica acqua salata, ma bensì continuiamo a dare sapore di mare con un fumetto di pesce. Ah, quindi sì. Sedano, carote, cipolle e delle lische di orata. Perfetto. Allora, quindi sul nostro piano cottura abbiamo le patate che bollono, la nostra fonduta di caciocavallo e poi anche il fumetto di pesce. È tutto pronto poi per iniziare a realizzare questa ricetta. So che anche oggi Stefano ha una bella dedica per la nostra Rita. Eh sì, non lo sapevi, eh? Sorpresina, sorpresina, no, non lo sapevo. Sorpresina.
Benvenuti nel nostro momento delle dediche, il momento più amato dagli italiani, direi, sei d'accordo? E la dedica di oggi è particolare, perché sappiamo che tu sei prossima degli impegni importanti di lavoro, quindi il prossimo anno ti vedrà molto impegnata sul fronte da noi, con Oggi Sposi, eccetera, eccetera. Quindi avevo pensato di farti, di dedicarti una canzone proprio che parla dei migliori anni della nostra Rita. Ma che carino che sei! A parte il gioco di parole, però è una canzone ricca di significato. Quindi grazie, non è, Stefano, lo prendo come augurio. Certo, cioè, infatti grazie. Per questo. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che è bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Posso dargli un bacio? Devi, beh certo, ma grazie. Tutti vogliono baciare il nostro Palatresi. Vedi, Rita, ti è piaciuta questa molto, dedica? Moltissimo, che nessuna notte è infinita. Esatto. Questo soprattutto, lo prendo come augurio, grazie. E certo. Che la nostra è una pesca miracolosa tutti i giorni, tutti ce lo dobbiamo dimenticare. È vero. Bene, ma sai che c'è un video? C'è un'altra dedica? Sì, c'è un'altra dedica che io agevolerei. Agevoliamo. Vediamo chi c'è. Ciao a tutti, buon pomeriggio a Toulemon! Buon pomeriggio a Toulemon! Toulemon è mio cugino, volevo salutare Toulemon. No, scherzo, è francese. A Toulemon, tutto il mondo. Buon pomeriggio, come lo parlo bene il francese. Buon pomeriggio Stefania, buon pomeriggio Mary. Buon pomeriggio grande maestro Stefano Palatresi, mitico, number one, il grande Palatresi che dedica canzoni a tutti, sparge emozioni con la sua musica e la sua voce da usignolo in giro per il mondo, e non c'è una persona che le dedica una canzone a lei? Questa cosa non va bene, ci penso io, Allora faccia una cosa, si dedichi lei una canzone, ma... Però, che non si dice, ma io lo dico, ma però la scelgo io, La canzone, tra l'altro, è stata scritta proprio da lei. Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar? È una canzone che io adoro, col grande Gigi Proietti, Peppino Di Capri. Grande successo, tra l'altro. Volevo ricordarvi che sono da voi. Il 14 giovedì sono ospite da voi. Sarò lì, perché? Perché sono in Puglia, per il mio teatro. Perché il 14 sera sarò ad Ostuni, al Teatro Romano di Ostuni, e il 15 al Politeama Greco di Lecce, e verrò ospite il 14 pomeriggio da voi, e non vedo l'ora. Evviva non Carlo Conti, evviva Gabriele Cirilli. Appena morta. Che bella sorpresa Gabriele Cirilli, domani ti aspettiamo, allora certo, non vedo l'ora, che bella puntata che sarà con Gabriele. Tra l'altro questa canzone a lui particolarmente cara, perché quando fu faccio una rettifica, il brano è di Claudio Mattone, Claudio che Mattone. È l'artefice anche del trio Melody, che mise insieme questi tre sciagurati per andarsi a divertire in quel festival di Sanremo, perché lui era all'epoca allievo e quindi stava a teatro insieme a Gigi, si ricorda molto certo. bene di questo momento, che allora me la dedico. Ma ce lo ricordiamo anche noi, tutti se lo ricordano. La dedica a tutti quanti. Grazie. Va bene? Succede a volte che nei locali, verso una certa ora, t'entra una pantera. Guardala. Sta con lui, ma guarda me. Certo che guarda me. Che sto appiccicato ad un microfono e dedico canzoni
la guarda Rubiera, vende sigarette con nasino e tette in su. Ah, però, E tutti i fumatori che la puntano si fanno le illusioni, e noi dalla pedana controlliamo i movimenti a umma umma. E finché diamo il cambio all'altra orchestra con la solita plumona, ma che ne sai se non hai fatto il piano bar, ma che ne sai se non hai fatto il piano bar, ma che ne sai se non hai fatto il piano bar, ma che ne sai se non hai fatto il piano bar, ma che ne so io, boh. A dopo, ciao. Bravo, strepitoso Stefano Palatresi. A me questa canzone piace tantissimo. Sì, mette allegria. Sì, è vero, ha fatto bene Gabriele Cirilli a fartela dedicare a te stesso. Rita, allora, dimmi. Non dovevi ricordare qualcosa tu? Noi torniamo subito con la musica, la cucina, i tutorial, i collegamenti, insomma, fra un minuto. Torniamo e soprattutto con Rita Dalla Chiesa, certo. Qui a Buon Pomeriggio. Scusate, ma... Somewhere, no more sailing, so long sailing, bye bye.